Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft. E quest'oggi sono arrivato in un villaggio abbastanza particolare, perché questo è un villaggio dei miti. È un villaggio del si può fare su Minecraft. Questo cosa significa? Che nel nostro inventario abbiamo due coloranti, uno verde che si può fare, uno rosso che non si può fare. E dovremmo andare a dire se questi miti, queste comunque cose strane presenti all'interno di questo villaggio, sono fattibili oppure no. Quindi andiamo a scoprirlo tipo subito. Ovviamente poi fatemi sapere nei commenti se alcune di queste cose le sapevate già o se le avete scoperte adesso, perché io sono un po' ignorante in realtà. Comunque direi di non perdere tempo e di iniziare subito, in particolar modo da questa. Così i gatti non soffrono di danno da caduta. Allora, secondo me questa potrebbe essere anche vera, perché se ci pensate c'è la storiella dei gatti che hanno 9 vite, che non prendono danno da caduta anche nella vita reale, che tipo se cadono da un posto altissimo atterrano sempre in piedi, ad eccezione del mio gatto che è tipo un po' particolare, e il mio gatto dorme solo, quindi nel momento in cui cade si addormenta probabilmente. Comunque qui abbiamo una scala per arrivare fino a in cima. Tra l'altro c'è anche un altro mito qua, neanche gli Iron Golem, ok. Vediamo se il nostro gattino bellissimo giallognolo, cadendo da questo bellissimo pillar, mi dispiace bro, non volevo, prende danno da caduta. 0 danno da caduta. Ok, e invece gli Iron Golem, non so se è vero, perché effettivamente gli Iron Golem sono pesanti, quindi mi viene da dire se una cosa è pesante e cade si fa male, no? Non è vero, signor Iron Golem? Oh, neanche lui prende danno. Ma davvero? Cioè zero proprio? Mi sa che ho sbagliato a piazzarlo. Spero che spawni comunque. Ok, è spawnato comunque. Ma davvero zero zero proprio? Cioè proprio non ti va? Niente, non gli va. Quindi possiamo dire ufficialmente che questo avito si può fare. E allo stesso modo anche quello sotto. Però io devo stare attento, perché io purtroppo lo subisco il, ecco appunto, il danno da caduta. Quindi anche questo possiamo dire che si può fare. Ma non perdiamo tempo e andiamo avanti, perché qui vedo già una scalinata verso l'alto che ci dice: se atterri in un calderone pieno non prendi danno da caduta. Allora, questo secondo me è vero, perché alla fine il calderone c'ha l'acqua, e quindi come l'acqua all'interno del calderone può spegnerti, anche se ci atterri dentro dovresti non prendere danno. Ovviamente io non lo beccherò mai. Allora, non so se l'ho beccato, però in ogni caso sono morto, quindi mi sa che non... No, aspetta, scusa, ma davvero non è fattibile? Cioè, io sono... No, raga, sono dentro. Ci provo l'ultima volta per vedere se è effettivamente così, però mi sembra davvero strano. Salto e niente, sono ufficialmente dentro e non funziona. Purtroppo questo mito dobbiamo dire che non si può fare. Purtroppo non si vede molto con queste cose, però c'è scritto che non si può fare, basta, non si può fare. Però qui ne abbiamo altri due, e vorrei andare a questo qua che dice: il piccone di pietra può scavare i lapislazzuli. Questo credo di saperlo, credo di sapere che è vero, perché effettivamente l'ho fatto già più volte. Quindi mettiamo tipo 2 lapislazzuli, proviamo a scavarli con il piccone, e effettivamente questo si può fare. Ok, quindi questo già lo conoscevamo. Tra l'altro ci danno un sacco di lapis, 17 lapis con 2 pezzettini. Va bene, non so se è normale questa cosa. Comunque possiamo ufficialmente dire che questa cosa si può fare, e in realtà lo sapevo già, se devo essere sincero. Il diamante e l'uovo di tartaruga hanno la stessa forma. Il diamante, oddio è vero, e sono effettivamente uguali. Cioè ogni pixel è identico. Sì. Poi ovviamente l'interno cambia. Però cioè ovviamente l'uovo di tartaruga sappiamo tutti che non è resistente come il nostro bellissimo diamante. Perché cioè guardate, ci salti sopra, si spacca. Mentre il diamante, vabbè, il diamante non si può proprio piazzare, però ci puoi fare le armature, tutte le cose dure. Quindi questo diciamo che si può fare. Sì, si può fare. E rimettiamo a posto queste cose. Anche se i diamanti, magari questi me li tengo. Sì, magari i diamanti. No dai, lascio giù anche i diamanti, sono una brava persona, non rubo. Continuiamo ad esplorare il nostro villaggino, perché ancora lì c'è qualcosa. Perché c'è un villager dentro questo recinto. Buongiorno, credo che lei servirà qualcosa. Le volpi possono usare il totem of undying per non morire, quindi il totem dell'immortalità. Come fanno a usarlo? Penso che devo tipo dropparglielo addosso. Cioè volpe e totem. Puoi prendere il totem? Come faccio a darle? Ok, l'ha preso. Ha il totem in bocca, credo, sì. Quindi ora se io andassi vicino alla volpe e provassi ad ucciderla, anche se sta correndo un po' troppo. Mi sono preso una spada in nederite perché sto avendo problemi a rincorrere questa volpe che è fuggita dal mio recinto. Però mi sembra che stia scappando un po' troppo la signoria. Signora? Sì. Ma guarda te, se devo rincorrere una volpe nella mia vita. Ah! Zoom! Ok. L'ho colpito e gli si è attivato il totem ufficialmente. Quindi possiamo dire che è fatto. Cos'ha in bocca, bro? Vabbè, il totem mi è stato attivato. Quindi diciamo che questo mito è fattibile. E in realtà era...
Non lo so, in realtà penso che fosse abbastanza prevedibile. Però sarebbe da provare se tutti gli altri mob funzionano. Però non lo faremo in questo video di oggi. Ma comunque questo è fattibile. Proseguiamo ancora, perché qua abbiamo una chest che ci dice: gli scheletri non mancano mai un colpo di frecce. Questo secondo me non è vero. E tra l'altro voglio anche ricordarvi che nelle ultime versioni gli scheletri sono diventati così potenti. Perché se torniamo tipo in 1.12 o forse anche prima, gli scheletri erano davvero stupidi. Devo riuscire a fargli missare un colpo. È difficile però in questo piccolo spazio. Non me ne missa uno. Ok, forse perché lo spazio è piccolo. Dovremmo provare tipo in una caverna. Oh, l'ha missato. L'ha missato. Ha missato un colpo. Ah, mi dispiace bro. Questo posso dirti ufficialmente che non si può fare. Qui invece cosa abbiamo? Gli Enderman non possono vederti attraverso il vetro. Mi sembra un po' strano, però possiamo provare. Questa è una gabbietta abbastanza brutta. Però se mettessimo un Enderman qua dentro e lo chiudessimo, ok, guardiamolo negli occhi. Non mi odi? E se facessi così? Oh, così mi odi. Non puoi uscire da lì dentro, vero? Rimani lì arrabbiato. Bravissimo. Segniamo che questo mito è fattibile. E... ed è uscito. Mi viene ucciso. Mi sta venendo a cercare. Mi sta venendo a cercare. Aiuto. Qui vedo un portalito del Nether già costruito a modo di speedrun. E qua c'è scritto: se uccidi un piglin... voglio sapere cos'è un piglin adesso. Se uccidi un piglin in un solo colpo, gli altri bro non ti vorranno morto. Ho una spada in netherite con sharpness 255. E teoricamente, quindi, se colpiamo con una sola spadata un piglin, gli altri piglin non dovrebbero arrabbiarsi con noi, se non ho capito male. Allora, qua ci sono un sacco di piglin. Proviamo tipo su di lui. Ok, sembra essere vero. Cioè, gli altri non mi stanno minimamente calcolando. Cioè, tipo io vado qua, faccio stuck e non mi calcolano minimamente. Questa cosa non la sapevo, giuro. Invece se faccio così si arrabbiano tutti. Ok, non la sapevo questa cosa, ma penso sia davvero una gran figata. Anche se in realtà non so se esiste in vanilla una spada che possa insta shottare questi cosi, perché hanno tipo 10 cuori, quindi non lo so. Però è fattibile. Non l'avrei mai detto, giuro. Ma wow, si può fare. Esattamente, mettiamo queste cose qua dentro. La spada però me la tengo perché mi piace tanto assai. Allora, vediamo un pochettino cosa ci manca. Qui c'è scritto che le streghe non possono morire dal fuoco in nessun modo. Non lo so, mi sembra un po' fake sinceramente. Qua c'è una scala, credo che dovremmo andare qua sotto. Allora, se io mettessi una strega qua e accendessi tipo un fuoco sotto di lei, cosa succede? Che lei si beve giustamente la pozione di Fire Resistance. Ok, questo è abbastanza provato. Però se mettessimo una strega con un secchiello di lava, secondo me la bro non farebbe in tempo a sopravvivere. E invece sì. E se ne facessi una invece direttamente così? Non mi uccidete però, non mi uccidete, aspetta, mi metto in creativa. Ok, anche così. Molto bello questa cosa, non lo sapevo. Pensavo che non facessero in tempo a bere una pozione, invece a quanto pare sì. Vi giuro, pensavo che fosse fake questo, tipo al 100%, mi rimetto in survival. E invece no, devo dire che si può fare, cioè è effettivamente vero. Qui ne abbiamo un altro che ho ignorato finora, che dice: si può passare su un blocco di lava correndo senza saltare. Non lo so Rick, questo mi sembra un pochettino falso, perché è come se io, allora, se saltassi così ovviamente si può fare, però in questo caso io sto letteralmente saltando. Se invece passassi senza saltare, non credo che... infatti vado a finire dentro la lava. What? Non riesco a capire se è una cosa che ha una logica dietro o se è completamente random. Tipo io cammino... no, qui prendo fuoco, vedete? Prima come ho fatto a non prendere fuoco? Devo guardare più in alto. Ecco, vedete? Ora sono passato e non ho preso fuoco. Forse devo guardare tipo in alto, così? No. Ok, non ho idea di come funzioni. Però quello che posso effettivamente dire è che si può fare. Non chiedetemi come, perché non lo so. Cioè, guarda... no, ok, non così. Vabbè, non così. Però in qualche modo è fattibile. Non so con quale criterio, non so con quale logica, ma è fattibile. Qui c'è qualche cosa. Lì c'è una chest che non abbiamo sicuramente visto. E vediamo che cosa ci racconta. Perché qua c'è scritto che le canne da zucchero crescono prima sulla sabbia rispetto che all'erba, penso. Qui abbiamo due cose. Ne mettiamo letteralmente una a fianco all'altro. E proviamo a fare un game rule. Game rule random tick speed tipo 100. Vediamo quale cresce prima. Chi vuole crescere per primo? Magari facciamo 900. Oh, no, sono letteralmente uguali. Scusate, facciamo così. Ho messo prima quella sulla sabbia, quindi magari cresce un millesimo di secondo prima. E infatti sì, cioè non cambia nulla. Anzi, è cresciuto addirittura prima sulla terra. Questo mi viene da dire che non si può fare, nel senso...
non è sicuramente più veloce. Magari sono uguali o addirittura anche più lenti, perché abbiamo visto che questo è cresciuto prima sulla Terra. Molto molto interessante. E qui c'è scritto che si può accendere una TNT con una canna da pesca e della lava. Allora, non so bene che cosa significhi questa cosa, ma io voglio provare. Mi sa che devo fare una cosa di questo tipo, ovvero mettere tipo una TNT così, della lava così, e poi fare questa cosa qua. Si può effettivamente fare, si può effettivamente fare. Quindi se facessi una cosa di questo tipo, praticamente la canna da pesca prende fuoco e colpendo la TNT si accende. Ora non funziona più perché non lo so, però tipo così, no? Ok, così si può fare. Però diciamo che questo effettivamente si può fare. Si può accendere una TNT con una canna da pesca. Non lo sapevo. Qua c'è un ritrovo di bro. Scusami bro, non è colpa mia. Allora, qua ce n'è un altro ancora. Un altro ancora per il nostro Nico 3005. Il tulipano bianco e molti altri fiori non danno il proprio colore. Allora, qui abbiamo tre fiori che apparentemente sono bianchi, no? Perché comunque abbiamo la il blu, azul bluette, questo l'oxidaisy e il white tulip. Quindi sono tutti principalmente bianchi. Se li andiamo a mettere qua, ci danno il colorante grigio chiaro, il colorante grigio chiaro e il colorante grigio chiaro. Allora, questo è vero, è effettivamente vero, però non ha effettivamente senso. Cioè, questo è bianchissimo, questo magari è un pochettino più grigiastro, boh, ma non è neanche vero. Salve. Però, cioè, non ha senso questa cosa. E non so cosa ne pensa lei, signor Cavallo, ma io penso che questa cosa non abbia molto senso. Comunque, posso dire ufficialmente che non si può fare. Cioè, è vero. Cioè, in questo caso cosa devo mettere? Che si può fare o non si può fare? Perché è vero, il tulipano bianco non danno il... Si può fare, mettiamo si può fare. Cosa ci mancherà per completare il nostro tour? Questo qua credo che non l'abbiamo fatto, forse. L'evoker cambia colore da blu a rossa alle pecore. Ok, anche questo credo che sia fattibile. Anche se, sinceramente, anche di questo non ho idea del motivo. Cioè, io metto una pecora blu, anzi mettiamo tipo 3, 1, 2 e 3. E metto un evoker e mo mi devi spiegare perché le fa diventare rosse. Cioè, secondo quale criterio... No, voi non siete benvenuti, signoretti. Non siete benvenuti, però perché le fai diventare rosse? Il motivo qual è di preciso? Cioè, non mi è chiaro, però effettivamente è vero. Quella povera pecora rossa l'ha testato letteralmente sulla sua pelle. Abbiamo qui un'altra chest che c'è scritto che randomicamente una mela d'oro può darti più di dei due soliti effetti. Ok, in che senso, scusa? Allora, la mela d'oro io se la mangio mi dà absorption e regeneration. Quindi vuol dire che io mangiandole tipo tantissime qui in alto a destra dovrebbe comprarmi un terzo effetto randomicamente? Non credo sia vero, sapete? Credo che sia una gran cavolata. Però io ci provo a mangiarne un po', anche se qua mi sembra che siano sempre soltanto due gli oggetti, Sì, mi sa che ne mangio ancora un po', perché magari è una cosa rara, però mi sembra che non stia cambiando letteralmente nulla. No, non credo che sia fattibile. Penso che lo segnerò come impossibile. Sì, lo segnerò come impossibile. No, non si può fare. Nulla, per oggi io direi che è tutto. Abbiamo tutto sommato testato 4 cose che non si possono fare e 12 che si possono fare, quindi diciamo che ci sta un buon rapporto, ecco, diciamo. Comunque per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti quale di queste cose sapevate già e quale invece vi ha stupito. A me personalmente ha stupito il fatto che si possa camminare sulla lava e che i calderoni non possono assorbire da una caduta. Comunque noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buona serata a tutti e felice anno nuevos.